prende in mano. Ti piace? No. A chi è che non piace? Molto. E allora, questo premio lo vince per la terza volta consecutiva. E uno può dire, magari si vendono il concorso, ma quest'anno abbiamo proprio stravolto la giuria e i risultati arrivano lo stesso. Quando uno dice, non ci credo perché vince sempre la stessa persona, chiediamoci perché vincono a volte le stesse persone, perché probabilmente scrivono anche bene. Ed è il momento di Gaetano Catalani. Bravo. Sicuramente perché più di una giuria lo afferma, vuol dire che per la terza volta consecutiva andrà in mattonella, ecco, lui è il vincitore della mattonella di quest'anno, quindi a luglio per la terza volta sarai nella piazzetta degli artisti, lo dico per chi non lo sa, quindi la sua poesia sarà questa creazione che la mia veramente sei che commuovi noi, tu vinci dappertutto, ma guarda, veramente vedere poi i vostri risultati vocali, allora anche perché è un premio inaspettato, ma dice no, è così sul podio, ma non sarà mai, ma dopo averne 22 consecutivi non mi aspettavo il terzo premio, devi dire a chi è il cuore e l'anima, non a noi, questo è il nostro merito, scegliere dei gioiellini per voi, spero che vi piacciono. Bene che non possiamo nemmeno dire, bene che non possiamo nemmeno dire basta, non puoi partecipare, perché se togliamo i migliori poi ci non è vero, invece no, non ci sono. Allora abbiamo anche la motivazione. Gaetano Catalano, l'assenza, il messaggio è educativo e diretto. L'orcito poetico propone la sofferenza di un amore perduto, ma ancora dolente che la natura, testimone partecipe, non riesce a venire. L'assenza, Gaetano Catalani. Sull'arena dove muoiono le ombre, muto le rifugio dentro il pianto, con l'anima dispersa tra i ricordi di un viso, una voce, il suo corpo. Una lacrima sigilla le mie labbra, in una smorfia che smorza il dolore, e un'assenza che bussa le tempie, una pioggia che vorrei fermare. Come un eco mi ritorna indietro e scava sempre nello stesso punto, accanto ad un falò in riva al mare, sopra una sabbia intrisa di memoria. È il canto di un amore sussurrato che arde come una brace silenziosa. Cerca un senso solo per capire in un'estate che non vuol morire. Inesorabile mi porge quegli occhi, ormai dispersi nel tempo di un altro, e bussa ancora le tempie a fomentare lo strazio del pensiero. Cerco un argine che freni la mia ansia e ascolto il ronfo del mare addormentato. Sarà forse il mio cuore ferito, ma l'opera lentamente si spegne. Questa poesia è fortemente evocativa ed è, c'è una caratteristica che mi colpisce, no? La natura testimone di una sofferenza in un amore che continua e che questo amore che è rappresentato anche simbolicamente in maniera evocativa dal falò nella solitudine di una spiaggia. Ecco, è veramente, dicevo Ungaretti, che la prima caratteristica del verso deve essere questa capacità di evocare, di portare alla mente. Ecco, e molte sono le suggestioni che questa poesia riesce ad evocare nel lettore. Io sono rimasto colpito quando l'ho letta in maniera fortemente positiva e la ringrazio, perché il poeta dà anche suggestioni a chi la legge. Grazie. Ti aspettiamo a luglio per la mattonella. Ok, foto già fatta. Vieni prego, vieni Stefano, vieni. Questo qua è. Io non ho visto, scusami. Lo portiamo di nuovo in mattonella. Bravo davvero.
Grazie, grazie ancora. Complimenti. Adesso è il momento del secondo podio. De Bernacolo.